Adiva FM, hashtag LegalFoice22. In studio, l'avvocato Fulvia Fois. Eccoci qua, giunti all'appuntamento settimanale con la rubrica di informazione giuridica, hashtag LegalFoice22. Perché la tua tutela è un diritto, caro Tiziano, ciao! Buongiorno, buongiorno avvocato Fulvia Fois, come stai? Io sto bene, sempre bene, poi quando c'è il sole o comunque... C'è il sole, ma sai che è già cambiato tutto, no? Vabbè, ma insomma, il sole c'è dentro di me, dai, mettiamola così sì, via. Sì. Beh, per fortuna ieri almeno l'abbiamo visto. Sì. Sì, ci è piaciuto molto, speriamo che torni presto il sole perché abbiamo voglia di estate e abbiamo voglia di cose giuste, di cose belle, e quando parliamo di cose belle pensiamo anche ai nostri figli che devono stare assolutamente bene. Ma mi sa che sta introducendo il nuovo argomento. Eh sì, dai, ho fatto un giro un po' largo per parlare di famiglia e parlare di figli, perché i figli sono il nostro futuro e tante volte, come tu sai e abbiamo già discusso, durante le separazioni, che possono essere derivanti sia da un matrimonio ma anche da una convivenza, di divorzio, i figli poi pagano il prezzo, pagano lo scotto più duro di questa separazione, perché diventano anche il frutto così della contrattazione dei genitori, e questo non deve, è una merce di scambio, di ricatto. Soprattutto talvolta da parte del coniuge che ha diritto, no, al collocamento prevalente, e questo non fa sì che si rendano conto questi genitori che approfittarsi di un diritto quasi riconosciuto dalla legge, cosa che peraltro non è, è più che altro una prassi, crea un danno non tanto all'altro coniuge che non è collocatario prevalente, che è quasi sempre il padre, ma crea essenzialmente un problema ai figli, perché hanno diritto di crescere con entrambi i genitori. Però al pari dei diritti oggi parleremo di doveri, perché tanti diritti, tanti doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale che incombe su noi genitori, e tra questi doveri c'è anche l'obbligo di mantenimento dei figli, e quindi parleremo di quantificazione dell'assegno, di come deve essere assolto questo dovere e anche della possibilità di revisionare l'importo dell'assegno. A fra un po'. Bene. Ed eccoci rientrati in onda nella nostra trasmissione. Andiamo ad iniziare la puntata vera e propria dopo la presentazione. Quindi oggi parliamo di come viene calcolato l'assegno di mantenimento, giusto? E soprattutto parliamo dell'obbligo di mantenimento, e quindi potremo anche così dargli un format particolare. Parliamo focus famiglia, due punti, assegno, obbligo di mantenimento dei figli. Noi sappiamo che in caso di disgregazione dell'unione familiare, come dicevamo prima, famiglia derivante da matrimonio ma anche da convivenza coniugale, ciascuno dei genitori, in presenza di figli ovviamente minorenni o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, è tenuto a che cosa fare? A provvedere al mantenimento degli stessi in una misura proporzionale, questa volta sfugge al proprio reddito. Vuol dire che non è per tutti uguale. Poi ovviamente in questo deve essere anche inserito il tempo che uno ci dedica ai figli, perché se io dedico del tempo ai nostri figli sicuramente non lo posso dedicare al lavoro per produrre reddito, c'è anche questo, no, da prendere in considerazione. Certo. Benissimo, salvo ovviamente, dice la legge e il nostro codice civile, accordi diversi liberamente sottoscritti e tra i coniugi, cioè si può stabilire concordemente l'importo dell'assegno tenendo conto dei redditi di ciascuno, del tempo che uno ci dedica, dell'impegno che ci richiedono questi figli, e può essere stabilito. In caso di mancato accordo, caro Tiziano, si va davanti a un giudice. Ci pensa la legge, ci pensa un giudice, che allora adesso sempre più frequentemente impone che cosa? Una verifica patrimoniale, cioè è buona prassi, è comunque una prassi che si sta consolidando, sappiate anche il Tribunale di Rovigo, chiedere prima di stabilire l'assegno anche provvisorio, che cosa? Gli estratti conto di tutti i conti correnti, le proprietà, le autovetture, eccetera eccetera eccetera. Tenore di vita. Ma soprattutto proprio la parte documentale, che Tiziano, per quella che si può verificare, insomma, nero su bianco. Quindi non chiedono più solo le ultime tre dichiarazioni dei redditi, ma i giudici si stanno allargando nel chiedere ulteriore documentazione, perché fa fede, se tu non è che non puoi produrla, se non la produci poi vieni smentito, sono cavoli tuoi, e quindi il giudice va a valutare non solo sulla tua busta paga ma anche se hai proprietà, se prendi degli affitti, quante macchine hai, quante moto hai. Quindi attenzione, cioè le cose stanno cambiando. Cose stanno cambiando perché l'assegno di mantenimento per i figli è obbligatorio anche quando, caro Tiziano, uno è disoccupato.
Quindi anche quando non c'è nessun reddito, proprio, cioè non, certo, non ci sono entrate. Ma il figlio deve mangiare. E in questo caso su cosa viene basato? Normalmente si tratta di 150-200 euro al mese. C'è un minimo, sì, così, un minimo sindacale. Un minimo che consente di riconoscere i cosiddetti alimenti. E poi è logico, no? Se proprio c'è un'impossibilità oggettiva, c'è la possibilità di prendere in considerazione dal punto di vista legale di ricorrere ai genitori del genitore che è inadempiente, ai nonni, figli, i quali anche loro devono prendersi le loro responsabilità, certo, provvedere ai nipoti qualora il loro figlio non sia in grado di farlo. Assegno di mantenimento vuol dire dovere da parte del genitore economicamente più forte di contribuire al mantenimento dei propri figli. L'assegno ha natura periodica e deve essere commisurato, abbiamo detto, al reddito, deve essere commisurato all'impegno che uno ci presta, perché comprenderete, tante volte un genitore mi dice: avvocato, io gli do un sacco di soldi. Io dico: ma scusi, lei quante volte a settimana vede i suoi figli? Avvocato, li vedo il sabato o la domenica. E tutto il resto della settimana? Chi si occupa di loro dalla mattina alla sera? Quali sono le loro esigenze? Cioè, alla fine non si può fare i genitori solo il fine settimana, ma tutta la settimana. Perché? Perché ovviamente li abbiamo messi al mondo e abbiamo delle responsabilità, ma li abbiamo anche in termini economici. Dice: ma se mia moglie desse anche lei, supponiamo, 800 euro, sarebbero 1600 euro. Io dico sempre: ma sua moglie lavora? Sua moglie ha un reddito che consente di così imputare almeno 800 euro del proprio stipendio ai figli? No. E allora? Ma deve mettere la stessa parte. No, attenzione, un criterio anche che dà il tempo che viene indicato, certo, no? Viene considerato come un lavoro, no? Sotto il profilo economico è veramente un lavoro, perché nell'assegno di mantenimento per i figli sicuramente dobbiamo tener conto del reddito di ciascuno dei genitori. Dobbiamo tener conto anche dell'assegnazione della casa coniugale, perché se la casa coniugale, supponiamo, caro Tiziano, era intestata ad entrambi i genitori in costanza di convivenza, attenzione, viene assegnata al genitore collocatario dei minori, ma non tanto al genitore, viene assegnata ai figli per consentire loro una prosecuzione più stabile possibile, più della la vita, loro vita, più, continuare più la loro normale vita possibile, in maniera più normale. Ma ha un valore economico, certo. Nell'assegno di mantenimento si deve tener conto anche del valore dato dall'assegnazione della casa coniugale, e se la casa coniugale viene lasciata al papà, attenzione, quell'assegno dovrà essere aumentato per tener conto della necessità per quei figli e per quel genitore che non hanno più la casa di avere un'altra casa di pari livello. Ma ci sentiamo fra un po'. Quindi assegno di mantenimento, sì, a favore dei figli, criterio sicuramente quello del reddito, criterio quello del tempo che si dedica ai figli, tempo che viene dedicato ai figli e non viene dedicato alla persona, cioè a se stessi, per produrre del reddito, quindi anche perdita di chance da parte dell'altro coniuge. Oggi non discutiamo del diritto all'assegno al mantenimento da parte dell'altro coniuge, anche che abbiamo discusso anche recentemente del fatto che la Cassazione è intervenuta sul fatto che una convivenza breve, esempio a seguito di un divorzio, non comporta un diritto da parte del coniuge debole ad avere un assegno di mantenimento, ma questo sarà oggetto di un'altra puntata, anche se anche la Cassazione è intervenuta, certo, recentemente. Stiamo parlando dei minori, ma se l'assegno, caro Tiziano, non viene pagato, quali sono gli strumenti? Io ho sentito molte donne che hanno diritto a questo assegno di mantenimento per i propri figli che sono un po' sfiduciate dalla giustizia. Vi posso dire che le cose cambiano se c'è una giusta tutela dei propri diritti. Sicuramente vi consiglio di prestare attenzione al recupero immediato di quello che è il titolo esecutivo. Che cos'è? Il provvedimento con il quale il giudice ha stabilito l'importo dell'assegno. Dovete munirvi di questo titolo, ovviamente tramite un avvocato competente in materia di diritto di famiglia. Munito di formula esecutiva, lo notificate insieme all'atto di precetto. L'atto di precetto è l'atto con il quale viene intimato il pagamento per le mensilità che non sono state corrisposte totalmente o parzialmente. Sappiate che anche recentemente abbiamo fatto come studio una richiesta di pagamento anche molto consistente per arretrati, dove erano stati dati a spizzichi e bocconi da parte del soggetto degli acconti. Ma per legge questi acconti, se io te li do a maggio di quest'anno, coprono il mese di maggio di quest'anno o vanno a coprire l'importo più vecchio che nel frattempo è maturato?
qui interviene il codice civile ed è molto interessante. Beh, sappiate che c'è una prescrizione abbastanza breve per l'assegno di mantenimento, che sono 5 anni dalla dovuta corresponsione, per cui fate attenzione, andate a chiedere entro petit termini, quantomeno con una diffida. Ma sappiate che se quando vi viene fatto il pagamento, ad esempio tramite bonifico, non viene anche imputata una determinata mensilità, bene, quel pagamento andrà a coprire il debito più vecchio, che può essere anche di 3-4 anni prima. Quindi è corretto pensare e ritenere che non è coperto la mensilità di maggio, ma magari quella di gennaio di 4 anni prima. Quindi è importante. Non viene congelato quel debito, assolutamente, ma semplicemente si va a riempire quella palla. Bravissimo, è come se ci fosse così una grande damigiana dove devono essere inseriti tutti questi pagamenti. Ma attenzione, se invece fate un'imputazione, perché ovviamente noi parliamo a entrambi, no? I soggetti, quelli che devono ricevere il pagamento e quelli che lo devono versare. Se invece voi fate un'imputazione specifica nel bonifico, nel pagamento, e lo imputate ad un mese, è quel mese a cui si farà riferimento, quindi non mi andrà a copertura delle mensilità più vecchie. C'è una regola che è dettata proprio dal codice civile, quindi attenzione: titolo esecutivo, atto di precetto notificato, dalla notifica 10 giorni entro cui deve essere effettuato il pagamento. Se non viene effettuato il pagamento, io vi consiglio di procedere, se avete così idea di dove poter andare a prendere questi soldi, ben venga. Nel caso in cui non avete un'idea chiara, a parte datore di lavoro, se lavora, io consiglio sempre di fare ricorso al pignoramento presso terzi, che è la forma di pignoramento che mi consente di aggredire la busta paga. Dopodiché potete anche valutare un ordine diretto al datore di lavoro per dire: datore di lavoro, pagami direttamente la quota di mantenimento al mese, così non ce ne pensiamo più. Quindi non c'è più nessun problema, no, non c'è più da ricorrere a nessuno. A nessuno, assolutamente. Per gli altri mezzi di tutela ne parliamo fra un po'. Eccoci di nuovo in diretta, cara Fulvia Fois. Tiziano, stai facendo i conti in tasca. Sì, oggi sì. A chi non paga l'assegno di mantenimento per i figli. Fate un grande torto ai vostri figli, perché posso capire, ci possono essere ragioni oggettive per cui non ce la fate a pagare tutto l'assegno, perché magari avete avuto il bollo della macchina, l'assicurazione. Ma date una buona parte di questo assegno, perché chi ce ne va di mezzo? Sono i vostri figli. Mi sembra di capire, almeno da quello, sai, che a volte i discorsi di bar o da bar. O abbiamo tutti qualche amico che mi sembra di capire che spesso il figlio in questi casi diventa quasi un una nemico. Cosa secondaria, cioè è perché è sempre lei o il lui, nel caso delle più volte lei, che ha queste pretese, non viene visto come un'esigenza, perché comunque il figlio comunque costa, vestilo, mandalo a scuola, prendi i libri, mandalo a poi quanto a mangiano ginnastica. Questi ragazzi hanno una famissima. Questi qua sono delle o piuttosto che il karate o piuttosto che il nuoto, e quindi ci sono ovviamente anche per costi. Non farli sentire diversi, certo, è importantissimo. Ma il cibo è, io i miei figli li chiamo mandibole vibranti, loro masticano sempre, devono crescere. Però ecco, io ho sentito un padre dire a una figlia che gli chiedeva le scarpe perché gli facevano male i piedi perché erano troppo piccole: vabbè, ma te le fai comprare da tua madre, chi se ne frega. Ma al di là che sia tenuta la madre a comprargli queste scarpe, ma come ti senti come uomo fare una cosa del genere? Io penso sia proprio un fattore di non vedere il figlio come tale, ma di vedere un prolungamento dell'altra, esatto, però così, di una tristezza, mi si stringe il cuore quando sento queste cose, perché sono veramente bruttissime. Quindi ben vengano le scelte dei giudici, che almeno vanno a dare una certa direttiva, diciamo. Sì, assolutamente. Ci sono poi, sai, quelle che discutono le linee guida del CNF, che hanno stabilito delle regole ben precise, che poi erano quelle che adottavo già io da tempo quando seguo separazioni o comunque divisioni familiari, di stabilire quali sono le spese straordinarie che devono essere concordate, non concordate, le modalità, eccetera eccetera. Questo perché una linea demarcazione precisa consente anche di limitare o eliminare la litigiosità fra genitori. Ma stavamo parlando delle forme di tutela
tutela sì. per ottenere. Bene, è buona norma se la controparte che è inadempiente lavora, ben venga, procediamo subito a pignoramento presso terzi, procediamo anche a un pignoramento presso terzi su conti correnti che pensiamo che la parte abbia, e si può fare comunque con lo stesso titolo, ma possiamo anche, qualora c'è così un dubbio, fare, dopo aver notificato l'atto di precetto e aver lasciato decorrere i 10 giorni e questo è rimasto inadempiuto, fare un'istanza autonoma al presidente del tribunale competente, sensi 492 del nostro codice, e chiedere al presidente del tribunale, facendo presente che abbiamo un titolo esecutivo, che abbiamo fatto l'atto di precetto ma che è rimasto inadempiuto, di poter avere la possibilità di accedere alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, un po' quello che fa la Guardia di Finanza quando ci fa i conti in tasca. Si fa, il presidente valuta, si paga un contributo unificato, ci autorizza, perché io ne faccio veramente tantissimi, purtroppo, non solo nell'ambito di diritto di famiglia, perché vale per tutte le ragioni creditorie, esatto. Però insomma il principio è quello, stasera parliamo di diritto di famiglia, quindi anche in questo caso, una volta che vengo autorizzata scrivo all'Agenzia delle Entrate, la quale mi chiede la corresponsione di una somma di denaro. Sono precisa in questo, caro Tiziano, perché a volte uno pensa che sia una cosa così sconvolgente, impossibile, ma sappiate che non è così, si fa, noi lo facciamo come studio, e dopo di questo l'Agenzia delle Entrate dice: bene, hai pagato, mandami sul modello. Mandiamo sul modello, nel tempo, guardate, di una settimana, 10 giorni, l'Agenzia delle Entrate mi manda tutti i riferimenti, mi dice se ci sono conti correnti, mi dice se mi manda le dichiarazioni dei redditi, ci sono multe non pagate? No, le multe non pagate non ci sono, però vi posso assicurare che mi dà un'idea di quella che è la situazione patrimoniale, una misura della situazione economica. Sì, poi io cosa faccio? Io procedo anche con una serie di visure immobiliari a livello nazionale, di solito, perché ho trovato anche degli immobili di persone che magari erano residenti nel nostro territorio, ma siccome io mi sentivo, io vado distinto, certo. L'ho fatto nazionale, ne ho trovati a Treviso, ma ne ho trovati anche giù dopo Roma, capito? Quindi è bene spendere qualcosa in più, ma escludere, preferisco essere certa di quello che dico a un cliente. E poi faccio la visura all'ACI, perché c'è sempre un'auto, no? C'è sempre qualcosa. E io talvolta ho pignorato delle auto, ma ho pignorato recentemente anche delle barche. Ho pignorato delle barche e vi assicuro che, avendo la volontà di ricercare in maniera così approfondita, forse a talvolta anche un po' costosa, ma vi assicuro che costa meno piuttosto che lasciar perdere un credito dei vostri figli. Ci sono dei genitori che vengono a me e dicono: sai Fulvia, ma sì, tutto sommato, piuttosto che andare a cercare le cose di lui, che se li mangi a puntini puntini, fa lo stesso. E io dico: attenzione, ma è vero, tu ce la puoi fare, ma tu stai così violando un diritto di tuo figlio, di tua figlia, dei tuoi figli, ad avere quel qualcosa in più che gli consentirebbe di avere una maggiore serenità. È giusto? Io credo di no, ma ne parliamo fra un po'. Eccoci qua, verso lo sprint finale di questa puntata di oggi. Stiamo parlando di assegno dovuto in caso di, appunto, davanti a una separazione, ci sono dei figli, certo. Qualcuno deve pure contribuire al sostentamento, al mantenimento di questi figli. E quali sono le regole? Il reddito? Le regole, c'è un giudice che detta un po' queste regole, giusto? Ma si può anche trovare un accordo, se c'è buon senso. Se si trova un accordo, io sto parlando per estremi, ovviamente, cioè nel momento in cui magari c'è il debitore cosiddetto o il genitore che deve tirar fuori questo assegno, che non vuol farlo, oppure ritarda il pagamento, oppure ritarda, oppure va avanti ad acconti, così. Sì, assolutamente. E quindi ci sono vari metodi per poter recuperare questo credito, no? Assolutamente sì, bisogna però mettersi nell'ottica di essere più organizzati possibile e magari rivolgersi ad un legale. Ovviamente avendo già le idee chiare. Sì, assolutamente sì. E quindi, caro Tiziano, oggi abbiamo parlato dell'obbligo di mantenimento dei propri figli, del dovere di corrispondere la somma che si è concordata con l'altro genitore o che è stata stabilita dal giudice a seguito di una separazione, di una responsabilità genitoriale, quindi convivenza monouxoria, o di un divorzio, del fatto che è possibile, in caso di mancato pagamento totale o parziale, procedere esecutivamente nei confronti del genitore morto.
doloroso. Ci sono gli strumenti. Ma assolutamente sì, quindi, e c'è anche la possibilità, come ho spiegato, di effettuare un accertamento quasi tributario su quelle che sono le consistenze finanziarie del soggetto. E a ciò ho detto anche che aggiungo io, come nostra prassi di studio, una verifica catastale, ipotecaria, per comprendere se ci sono degli immobili intestati, anche semplicemente pro quota, da poter pignorare o comunque da sequestrare. Un pignoramento presso terzi, che può essere svolto sia su conti correnti, conti titoli di diversi istituti di credito, i quali, una volta che riceveranno l'atto di pignoramento, faranno una comunicazione entro 10 giorni dicendo sì, effettivamente c'è un conto corrente, è positivo, negativo e l'importo. Così, ancora prima di scrivere al ruolo creditiziano, abbiamo un'idea di dove andiamo a parare e se ne vale la pena. Certo. Abbiamo la possibilità di fare un atto di esecuzione cosiddetto mobiliare, le cose mobili, che possono essere anche i mobili della casa dove abita il coniuge inadempiente. Possiamo andare a pignorare lo stipendio, no, del soggetto. Addirittura poi possiamo chiedere al giudice di intervenire facendo che cosa? Un ordine cosiddetto diretto, un provvedimento di un ordine diretto di pagamento da parte del datore di lavoro, cosa che io ho fatto tante volte. E quindi, sì, così, che la quota arrivi direttamente a chi ne ha diritto, famiglia, assolutamente sì, e questo mi dà una garanzia perché ogni mese arriva l'assegno. Ma posso anche valutare, come dicevo prima, il sequestro, e poi comunque sia posso anche andare a pignorare l'autovettura. Adesso ho dato un ventaglio di possibilità, è logico che non sono procedure velocissime. Attenzione, a fianco alla procedura civilistica che vi ho appena detto, c'è anche un'azione di natura penale, perché l'omesso mantenimento nei confronti dei figli ha un risvolto anche di natura penalistica, e onestamente tante volte io lo faccio perché questo è da incentivo sicuramente, e poi comunque sia perché lo trovo di un disvalore pazzesco non contribuire, quando invece si può fare, ai propri figli, perché veramente ne soffrono tantissimo. Siamo giunti al termine di questa puntata, anche questa a mio avviso molto interessante, almeno mi auguro che lo sia così per i nostri Speriamo. Ascoltatori. Ricordo che la potete trovare in podcast nel sito di Radio Diva, e quindi potete riascoltarlo quando volete, con comodità, anche sotto l'ombrellone. Sì. Non si sa bene se l'ombrellone è per sì, il sole o per la pioggia. Per la pioggia. Sì, grazie per l'ascolto. Siamo giunti a te, devi salutare qualcuno. Sì. Beh, come sempre saluto tutti i nostri radioascoltatori. Mi auguro che tu stia bene, perché oggi ti ho visto un po' sciupatino, sì, ho bisogno di te. E poi le persone che ci vogliono bene, ma anche i nemici. Anche i nemici, salutiamo anche i nemici. Sì. E ne abbiamo tantissimi, evviva! Come si diceva, tanti nemici, tanto onore. Allora ne abbiamo tanto. Buon weekend. Ciao.